Italia in trepidante attesa del nuovo appuntamento con cordialmente agile e tranquillo, ma ahimè dovrà pazientare ancora qualche istante, perché non siamo ancora pronti a cominciare. Stiamo sistemando gli ultimi microfoni. Ma tu ti voglio registrando le basse. Tra l'altro io adesso prima ancora di cominciare ti dico, ci ho messo un'ora e mezza ad arrivare alla radio. C'era da dove? Traffico, la gente in giro. Ma dico, ma cosa sta aspettando? Era tutta l'Italia che aspettava cordialmente. E sono tutti in giro ad aspettare. Sì, perché non sanno. Ma sì, perché ho letto da qualche parte, non mi ricordo, forse in National Geographic. Può essere. O forse la rivista Fortune. Può che essere. Che è il modo migliore. Okay. Forse era su Forbes. Ok. Secondo me era su Millionaire. O forse Millionaire. O Sports Illustrated. C'è un po' su tutti i giornali, forse. Anche sull'internazionale. Che il modo migliore per ascoltare cordialmente è in auto. Sì. Quindi voi che siete in questo momento a casa, ok, salite nella vostra macchina. Bravo. Ad ascoltare cordialmente a me mi piace il cazzo prima che diventi tale. E com'è che dicevi una volta? Aspetta, quello. Uscite di casa e rotellate. E rotellate per la strada. Avevo. No, era un'ispirazione che mi era stata data da un grande DJ che vorrei salutare. Zap Mangusta. Che però non mi sembra che faccia più radio. E non lo so, è tanto né che lo sento né che lo incontro. Vabbè. Abbiamo cancellato anche lui. Ma sai che la mangusta comunque sì, è una vita difficile. Mi colpisce questa cosa che la mangusta è il nemico numero uno del serpente a sonagli. Pazzesco. Ma di questo parliamo dopo, come? Ragazzi. Come? Prima c'è il riassunto della precedente puntata. Cordialmente! Don Melenio. Però sembri. Ti guardo adesso. Cosa sembro? Dopo l'orgia della settimana scorsa, questa sera non c'è neanche uno straccio di una femmina. Niente, infatti, sai che ha suonato? Vado un attimo a vedere di chi si tratta. E chi è? A me mi piace il cazzo! Ricordi di caccia, quella foto in bianco e nero. Ora ricordo, c'era un orso con tantissimi toni di grizzly. Mi piace il pezzo di sottofondo? Tantissimo. Questo è il grande Chuck Mangione. Che miseria. Simpatico, ma non invitarlo mai a cena. No, ma scherzo. Si fa fuori tutto. Il sole caldo, c'è bella gente, discoteche che ti fa impazzire. Bingle ball, bingle ball. Che non è più a certe bombe. Partiamo con la banana. La banana, banana, che è un frutto un po' banale. Però... Ed è banana? Banana mela. Ah, è facile. Mela. L'ho vista, sai? Sì. L'ho vista. No, è il contrario. Ho visto che è un bananone, però del diametro della mela. No, tipo. Quella è la menana. Ah. È l'altro. Devo dire bravo, perché la buccia della banana è l'involucro perfetto, la custodia perfetta. Io vorrei averla così per degli oggetti di uso comune, per il telecomando, per il telefonino, per il cazzo anche vorrei. Perché è. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit ready and I dimension and right. Adesso ho capito, è the dimension right, dimension, cioè della right, giusta dimensione. Esatto. Ma porca miseria. Si dice che settimana. L'epifania tutte le feste le porti via, ma l'epifania non è in grado di portare via cordialmente, agile e tranquillo. Bravo. Non una semplice trasmissione radiofonica, ma una festa che ogni lunedì sera vi rallegra ormai da quanti anni? Sono così tanti, cari amici, che non ce lo ricordiamo più. Bravo. Al microfono, bravo. La voce che vi rallegra per antonomasia, Linus. Eccomi qua. Il vecchio rumore della radiofonia, colui che nessuno è stato in grado di abbattere. Se avete notato, ho studiato anche una nuova tecnica. Riesco a parlare e ruggire contemporaneamente. Vuoi sentire ciao a tutti e contemporaneamente anche il ruggito? Prova. Vado? Vai! Ciao a tutti! Basta bere molta Coca-Cola, Linus. Sono buoni tutti. È bravissimo, è difficile sta cosa. Difficile, è altro che ventriloquo. No, infatti, ma come lo fai? Cioè, ti metti sulle ginocchia il pupazzo di un uomo, da leone, e lo fai ruggire. Cioè, lo fai dire aiuto, aiuto, mi mangio. Così si fa. Bellissimo. Voglio ringraziare varie categorie di persone che ci dimentichiamo sempre di ringraziare. Tipo? Coloro che hanno preferito noi a Chi l'ha visto. Bravo. Ah. Coloro che hanno preferito noi alla replica di DJ Chiama Italia. Ah, certo, certo. DJ Television, coloro che pur non potendo fare a meno di guardare DJ Chiama Italia in replica su DJ Television guardano le immagini della trasmissione ma con il nostro audio, ascoltano noi, perché certo. Sta benissimo.
È come il cacio con le pere. Sapete che io quella cosa lì l'avevo inventata, ma proprio quale cosa avevo lì? 12 anni. Quella anni. Cosa lì? Cosa il che hai inventato? L'audio sbagliato sulla okay. Sera, perché avevo un videoregistratore. Casa Fasani? Casa Fasani. Casa Vai con la sigla! Ora in onda Casa Fasani, conduce il Fasani medesimo. Allora, correva l'anno, non so, direi 77, 80 al massimo, che 77-78. E ero fortuno dei pochi fortunati possessori di uno dei primi videoregistratori stereo. Una figata galattica. Vabbè, insomma, avevo il videoregistratore stereo. Borghese. No, ma un regalo, papà, vabbè. Comunque, avevo scoperto che il videoregistratore stereo aveva le sue uscite audio indipendenti. Quindi il suo audio non andava necessariamente nella TV, poteva anche andare da qualche altra parte. Così, col cavetto, avevo collegato l'audio allo stereo. Ah, e okay. Sentivo, quindi potevo vedere a volte dei film con le casse separate. Ma solo per caso avevo capito una figata pazzesca, cioè che se il sintonizzatore del videoregistratore, per esempio, era su canale 5, invento, okay. E invece la TV era su Rai 1, abbassando il volume della TV io potevo vedere le immagini di Rai 1 e l'audio di canale 5. Allora con i miei amici ci divertivamo a mettere tipo, non so, il telegiornale su un film western, e capitavano dei sincroni pazzeschi, tipo il cowboy che diceva: gravissimo incidente sulla Milano, sulla A1, però perfetto. Perché aveva l'audio, sì, del TG, certo, l'audio del TG sul film che passava. Bello. E noi ridevamo molto. Vabbè, ragazzi. Bellinus, però. Un esperimento di questo tipo, forse non lo sanno proprio tutti. Vediamo. E tutti. L'abbiamo fatto nel nostro primo disco, nella John Holmes Shizu Version, dove sulla base musicale della canzone John Holmes abbiamo messo non il mio cantato, ma il cantato di un giapponese tratto da un disco del teatro. Ma pari pari, cioè il disco del giapponese è messo su, parte la base di John Holmes, play sul disco. Abbiamo e fatto come un andata, taglio, è andata? Un taglio, esatto, un taglietto, sì, vero. La gente ha apprezzato, che voi sappiate. Guarda, noi lo apprezzo, io, anzi, neanche noi, io lo apprezzo tantissimo. Ancora anzi, adesso. Questo forse è il più bel brano degli Elio Scortese per i ma miei non è gusti. Stato mai capito. No, va bene, ma io penso che verrà capito fra tanti certo, anni. Certo, è molto probabile. Ok, eccoci qui, pronti per fare tardi con voi. Questo volevo dirvi e questo vi dedico. Nel magari senso mettiamo... che non abbiamo ancora iniziato. Beh, no, c'è la canzone e poi c'è la prima rubrica iniziamo. Di questa sera. Che canzone certo. Hai pensato di mettere? Ma quella dei Bad for Lashes. Ah. E lo dici così! Bad for Lashes! When I first saw you, I knew scrive Nicolò, guardalo, che bella questa canzone, ma non ho capito il titolo. La canzone si chiama Daniel, ma soprattutto il nome del gruppo te lo ripete adesso. Questi erano i Bad DJ con Daniel Elio. Un brano che questa sera è stato dedicato da Linus a tutti quei ragazzi che si in macchina. Ti piace questo trend, eh? Mi piace invece molto, prima sì, è arrivato un messaggio cambiando. Molto romantico, che però è sparito ora dal sì, monitor. Visto, sto camminando sulla eccolo neve. Qua, ti sto amo. Viaggiando nella neve per tornare a casa. Va bene? Ti amo Paola. Ora io vorrei sapere se è per noi, per chi di noi? Non è per me. Se noi ha sbagliato, no, sì. Ha sbagliato il numero di cellulare. E quindi com'è la storia? Cioè la lei storia sta viaggiando è nella neve per tornare a casa. Amante, suo amante, brava, non brava. Il suo re, e lei sta tornando invece dal suo uomo, vero? Ma gli ci va bene? Cosa? Gli ci va bene all'amante lei? Come va bene? No. Dice, sto viaggiando nella neve per tornare a casa, ragazzi, va bene? No, ma devi leggere, puoi leggerla anche in un altro modo, secondo me è lui che sta, la martellata le ha spaccato i maroni per tornare subito e lei dice, sto viaggiando nella neve per tornare a casa, va bene? Vedi? Ma non capisci? È amore? Com'è? No, è solo interesse. Amore. No, è amore, però c'è la scocciatura. Comunque, per quelli che viaggiano nella neve, Linus, mi sembra che la voce giusta sia. Siete all'ascolto dei cose. Hai visto che c'è Roberto di Moncalieri che ci ascolta guardando una partita di calcio su Rai Sport Più? Guarda, Roberto di Moncalieri, sei perfetto. A parte la partita di calcio, per quello che mi riguarda, sei fantastico. Spegni quella roba inutile. Già che ci sono, volevo salutare gli amici di Rai Sat Sport. Come tu sai, come chi sa, come chiunque abbia un satellite forse saprà, sì. Esiste un canale sportivo della Rai, certo. Sul quale in effetti vengono messe in onda tutte quelle trasmissioni.
quelle... guardo ogni tanto. Anch'io, io molto spesso. Mi piacciono molto le partite di tamburello. Non l'ho visto. Però, per esempio, non so, lo sci, che d'inverno magari trova poco spazio nel palinsesto normale, fra telegiornali e altre cose. Tu, se vuoi vedere la prima e la seconda manche, lì c'è tutta, finché non è sceso anche il centesimo. Bello. Però poi per riempire devono mettere anche delle altre cose. E due cose mi piacciono. Uno sono i riempitivi. Cioè, quando c'è una pausa, non so, tra un primo e un secondo tempo, buttano dentro un filmato vecchio che viene interrotto così, così con la tecnica dello schiaffo in faccia al telecronista e poi entra la seconda parte. Ma ieri sera ho visto la diretta di Guidonia Tarquinia di calcio, che non so che cazzo di girone sia. Vabbè, uno era sicuramente in Guidonia. Ma bando alle ciance, è il momento della poesia. La poesia ermetica di Hermes Palinsesto, che non è soltanto un grande poeta ma è anche un grande stratega, anche se questo compromette la tranquilla esistenza di un giovane bassista. Mamma mia, non mi far neanche dire, guarda, è stata veramente dura. Sì? Stavolta sono sceso negli abissi. Dovuto indossare una tuta. Ma negli abissi? Sott'acqua. Ah, down deep inside, come cantava. Lo faccio, non so, a rappallo, che tanto c'ho il mare. Oppure lo faccio arrappato. Nel centro del lago di Como, una profondità pazzesca, un buio, una paura, freddo, poi freddo, le alghe, e poi alla fine sono arrivato sotto e c'era un papiro speciale di quelli che usano i sub, ma mica erano scritte normale, erano scritte con la pista cifrata. Sai quella della... com'è la pista cifrata? Quella che c'è sulla settimana di Mistica, una roba difficilissima. Sono impazzito. Il bersaglio? Sì. Il bersaglio. Difficilissimo. Ma ne valeva la pena? Lo sapremo dopo averle lette. La prima si chiama Un colmo antico. Il colmo per un crociato alle crociate? Rompersi il crociato in battaglia. Pazzesco. Il puttaniere insolvente se ne andò senza dare i soldi alla bionda. E quando il protettore lo trovò, fu costretto a pagare una mora. Guarda che questo è fantastico. Io trovo che sia bellissimo. In trattoria. E come secondo cosa le porto? Non saprei, cosa mi consiglia? Lo stinco arrosto con patate. È buono? No, è una merdaccia, glielo suggerisco perché sono malvagio. Che pirla. Perché? Guarda che questa qui è... Hermes ha fatto un'osservazione giusta, perché molto spesso tu ti rivolgi anche nella vita di tutti i giorni, non so, ti siedi al ristorante e dici: cosa mi porta di primo? Ma ci sarebbero dei tortelli, pane e prosciutto. Sono buoni. Eh no. E cosa vuoi che ti dica quello? No, guarda, no, fanno schifo, cagare. Ma li prenda, anzi, glielo dico sottovoce, prenda una bada in un altro ristorante. Chef Chic. Gli chiesero un piatto elegante e lui preparò, ovviamente, un uovo in camicia. Bello. Questa è Cordialmente Agile e Tranquillo. E state ascoltando una canzone di musica leggera di Elton John. Prima c'era Daniel e ora c'è Daniel. Daniel, uno per l'altro, anzi uno dopo l'altro, prima i Bed for Lashes e poi Elton John. Quando uscì questa canzone si diceva, era 76-77 più o meno, l'epoca in cui Faso giocava con i videoregistratori, si diceva che fosse dedicata da Elton John a suo fratello, perché era una canzone d'amore nei confronti però di un altro maschio, appunto Daniel. Perché? Minghia, col senno di poi che sa era veramente suo fratello. Era un'epoca in cui non è che si poteva dire tanto tranquillamente, ma a me mi piace... Chi è? Vado un attimo a vedere, Linus, scusami un secondo. Prego. Chi è? A me mi piace il cazzo. Ecco, questo non si poteva dire tanto tranquillamente. Ma poi, diciamo, se l'avesse detto una donna, ancora, magari creava scalpore, così, detto da un uomo, negli 70 era un po' la I botta. Tempi non erano ancora maturi, guarda, come non un frutto. Non sono mai maturi. Come un frutto. Infatti, e parlando di frutti, tra l'altro, due cose. C'è l'amico Tommaso di Firenze, che per la rubrica, che speriamo ci sia anche questa sera, non c'è. Sono in sciopero. Dedicata ai fruttivendoli. L'Anfo è in sciopero, l'associazione nazionale frutti vendoli per l'OMG, però non c'è a favore sera. dell'OMG.
Questa sera no, perché sono in agitazione. Perché Tommaso da Firenze suggeriva la frana, un frutto composto da fragola e banana, che non era, cioè, che ma non era che male. Suggerisce, cioè, esiste. Suggeriva di costruire, forse di produrre, dice che gli piace. Gli piacerebbe. A lui piace, okay. Forse. Invece, qualcuno ha ascoltato nel riassunto della precedente puntata la voce del povero Sergio, che questa sera non è non con c'è, noi, non c'è. Ma presto tornerà. Ma presto tornerà, sì. Dire che avrebbe voluto una buccia di banana anche per proteggere il suo apparato genitale. Il suo pistolino, sì, diciamo. Marco gli dice: guarda, Rocco, ti devi accontentare di Salva la Minchia Beghelli. Che però se faresti entrare in produzione. Bravo. Grazie, sì, grazie, sì, sì. Grazie. Vi ascolto con le cuffie mentre guardo le Wings con moglie e figlia. Mia moglie dice che sono un cretino. No, no, e no, ragione, moglie, però... questo è un bel accostamento che io personalmente approvo moltissimo. Con le cuffie, poi con le figlie anche. No? Certo. È molto bello. Tutti insieme a guardare le Wings, certo. E tutti con il sorriso, loro esatto. Per quello che guardano, lui per quello, che sente. Beh. Io vorrei salutare Linus, varie fette di pubblico. Una fetta è quella parte di pubblico che è venuta ad assistere al concerto degli Elio e le Storie Tese a Soresina, certo. E precedentemente a Parma. Okay. A Parma nell'auditorium Paganini di Renzo Piano, per il quale forse ci vorrebbe un piccolo spazio adesso. No, facciamo uno spazio. Uno speciale, prego, prego, speciale Renzo Piano. Aspetta, posso farlo figo, tu apprezzerai. Speciale auditoria Renzo Piano. Perché? Perché si chiama plurale, così? No? Sono più auditorium che lui ha fatto. E com'è? Per semplificare, Linus, perché non è che possiamo stare qui ore e ore. No, certo. Gli auditorium costruiti alla architetto, cioè alla architetto, bellissimi, curando molto l'estetica e fottendosene bellamente dell'acustica. Ma che te come sei? Per cui Linus, no. Con una battuta ormai inflazionata, possiamo dirti che alcune note emesse dai nostri amplificatori, quando ormai 5 o 6 giorni fa, stanno ancora rimbombando nell'auditorium adesso. Vai, ma uno dice sarà quello di Parma perché magari hanno sbagliato qualcosa. Ma no, c'è anche quello del Lingotto di Torino, ce n'è anche uno a Roma. Cioè diciamo. Sì, va che... bene tutto questo. No, ma però alla fine Linus, non questi so, per auditorium esempio... come sono? Brutti o belli? Bellissimi. E allora sono. No, ma infatti, sono infatti molto bellissimi. Però noi volevamo dare un suggerimento a chi commissiona gli auditorium a Renzo Piano e dire: attenzione, Renzo Piano di acustica non capisce un belino. Quindi lasciate perdere, fate come fare si a sente qualcun in quell'auditorium altro. Forte o piano? Ci siete, no, da schifo. Questa si cosa fa cagare. Automaticamente Renzo schifo. No, dico, in altri paesi uno così lo bandisco, le dico: lei non ne farà mai più. Nel 700, e invece qua gliene fanno fare altro. Nel 700 gli tagliavano le orecchie, esatto. A Renzo Piano. Comunque fateli brutti, ma che esatto. Si senta bene. Oppure, non belli che si senta male. Vi oppure, sto ascoltando, scusami, in auto, dice un ascoltatore, faccio bene con tutti fai questi bene. Daniel, la coincidenza ecco. Vuole che stia passando davanti alla ditta di mio fratello che si chiama Daniel. Fantastico, oh. Pensa Daniel che se la tua acustica della tua macchina l'avesse curata Renzo Piano non sentiresti niente, farebbe schifo anche la tua macchina. A tra poco. Ciao spettatori dell'auditorium di Parma, vi vogliamo bene. Bravi. I due Kings of Convenience, che ricordiamo sempre, si chiamano così perché sono in due soltanto e quindi è il massimo della convenienza. Ah, all'inizio certo. Erano in 4 o 5, non riuscivano mai a trovare il modo per suonare tutti quanti in contemporanea, davvero. Veramente. Erano stanchi di cercare di adunare il resto del gruppo senza riuscirci. Ha detto: sai cosa facciamo? Io e te basta, uno con la chitarra e uno col pianoforte, il massimo della convenienza. Kings of Convenience. Oh, fantastico. Questa vero. È la storia del loro. Ho assistito una loro intervista in cui dicono che si ispirano al duo di Piadena. Non lo sa nessuno, ma sì, c'hanno questo obiettivo. Dici, come con le interviste di Tarantino, dove dice che i suoi idoli sono i registi italiani quelli certo. Dei film di serie B degli anni 70. Sì, chiaro. Loro hanno questo modo di cantare sempre un po' in punta di voce, in punta di microfono. Sì, ma eccitante. Sì, guarda, potrebbero sexy, aver detto loro questa battuta che invece ci viene proposta da Carlo da Magenta. Sentiamo. Come diceva un mio amico,
Renzo piano, ma si sente. Bravo, bravo. Fate finta che l'ha detta il cantante dei Kings of Convenience. Vi sto ascoltando, depilandomi con la macchinetta che fa da sonoro competitivo. Vale? Certo, vale tutto, guarda. Silvia la Pordenone. Beh, ma ora, prego. Sai, metti che i Kings of Convenience vanno a suonare in un auditorium di Renzo piano, la dicono subito questa battuta. Perché anche in due, così non si sente una merda, anche in due, non c'è speranza. Bando alle ciance, è il momento della seconda rubrica di questa sera. Noi che, una rubrica copiata dal programma di Carlo Conti, i migliori anni, per ripensare a come eravamo, commuoverci, soffiarci il naso, guardare dentro il fazzoletto e commuoverci ancora. Conduce il lettore che più fa commuovere la storia della Romagna, Giulietta Pasovale. Linus, voglio salutare un'altra fetta di pubblico, quella che ha preferito noi al Grande Fratello 10. Caspita. Ma sappiate che poi ci sarà attenzione anche per voi, perché non vi abbiamo trascurato. Ah, quindi, ok. Prego, okay. Linus. Allora, noi che andavamo a scuola con i pantaloni corti, un classico proprio, no? L'elemento fondamentale di qualunque déjà vu. Noi che ci vergognavamo dei pantaloni corti, non sapevamo che i pantaloni corti si vergognavano di noi, perché avevano un'anima. Noi che per consolarci della vergogna dei pantaloni corti partecipavamo a Miss Ingambissima e vincevamo. Noi con i soldi vinti a Miss Ingambissima ci compravamo dei pantaloni lunghi a quel punto. Noi che con i pantaloni lunghi non vincevamo più il titolo di Miss Ingambissima e cadevamo in depressione a quel punto. Noi che dopo anni abbiamo scoperto che non erano i pantaloni ad essere corti, erano le gambe a essere troppo lunghe. Noi che un nostro amico ci faceva entrare di frodo nel cinema dove si proiettavano i film sexy anni 70. Noi che ci restavamo male perché il nostro amico ci faceva sì entrare nel cinema dove si proiettavano i film sexy anni 70, ma ci faceva anche uscire prima dell'inizio del film. No. Cioè giro in sala e poi fuori dalle palle. Noi che quando riuscivamo a vedere i film sexy anni 70, poi a casa ci facevamo le zaganelle pensando a Edwige Fenech. Noi che a volte per l'emozione ci confondevamo e ci facevamo le zaganelle pensando anche a Bombolo. Noi che il nostro amico era così fortunato che le zaganelle pensando a Edwige Fenech gliele faceva direttamente Edwige Fenech. Che fortuna. Ma cosa sono ste zaganelle, scusa io? Perché sono quel movimento frenetico. Diciamo così. Ah, frenetico. Okay, sì, okay, di risalita e discesa. Sì, okay, devi viverlo. Noi che bussavamo alla porta di Edwige Fenech per chiederle se ci faceva le zaganelle anche a noi. Okay. Noi che correvamo molto forte quando Edwige Fenech liberava i cani. Noi che le zaganelle, pensando a Edwige Fenech, ce le facciamo ancora oggi. Noi che a Edwige Fenech sono 35 anni che le fischiano continuamente le orecchie. Pazzesco. Io a Edwige Fenech un giorno l'ho incontrata sull'aereo. Ma non mi ha riconosciuto. No. Ed era sempre valida così. O un po'? Come non è valida? Sempre valida. Edwige Fenech. Ah no, chiedevo. Valida. Edwige Fenech. È come le figurine. È bis valida. Forse anche tris valida. Ma anche tetra valida. O penta valida. È una ilenda. Sempre bene, Edwige Fenech. Comunque Linus, come ho detto prima, c'è grande attesa per quello che accadrà oggi nel Grande Fratello 10, perché sai che tu come fai a saperlo? Beh, io c'ho un occhio a te e un occhio sul monitor. Sei un po' tipo il ciclope in questo momento. E per cui siamo in grado anche di aggiornare tutti quelli che ascoltano noi ma non guardano la puntata del Grande Fratello. Lo vuoi fare subito? No, adesso mettiamo una canzone e poi un piccolo aggiornamento. Facciamo dai, un po' bene. Di suspense. Stai guardando? No! Ma non è possibile! No! Ma non si può! Gol! Ha fatto gol al Grande Fratello! Jam su Radio DJ con Just Breathe, cordialmente agile e tranquillo, quindi collegamento con la casa del Grande Fratello. Il Grande Fratello, sei pronto? Indirettamente, sì. Ma che tipo di collegamento è? C'è un collegamento un po' indiscreto? Io guardo solo in video, sì, poi c'ho dei miei informatori all'interno che mi danno delle anticipazioni anche su cose che non sono ancora veramente accadute. Comunque, il titolo di questo piccolo angolo è Provvedimenti presi dal Grande Fratello 10, sì. Intanto che noi siamo qui a cincischiare. Oggi Linus, puntata epocale del Grande Fratello 10, perché come tu sai c'è Massimo
il buttafuori. Ah, quello che ha bestemmiato? Che pare che abbia bestemmiato. E allora siamo in attesa spasmodica che, di un perdonami, è il buttafuori un po' culturista, leggermente pugliese, che si commuove spesso? Leggermente tanto, che si commuove sempre. Si commuove, io ogni volta che lo vedo si sta commuovendo, sta piangendo. Cioè, posso uno dire grosso, una cosa, ma magari, che è magari tenero, non... dai. No, infatti, sì, ma io volevo dire una cosa che magari non è molto apprezzata, sai, perché bisogna sempre essere molto corretti. Però a me gli uomini, i ragazzi, quelli che piangono e si commuovono, mi fanno cagare. Cioè, come il vincitore di X Factor che finiva di piangere dopo ogni canzone, non sopporto quella roba. C'è una roba che proprio. Dico, ma non ce l'hai avuto un nonno che ti ha tirato due ceffoni? Perché sei un cuore duro. Sì, sono cuore duro, è vero, c'è una roba che mi dà veramente fastidio, c'è un conto i bambini. Tu che sei uno che va al cinema sicuramente ogni tanto, dimmi, ti capiterà di commuoverti, no? Sì, ho capito. Che tipo di trucchi usi per... Ma guarda, se vuoi ti dico quando mi sono commosso recentemente, te lo posso dire. Posso aprire questa parentesi, Elio? L'ultima volta in un film porno. Vai tu. Anch'io, però non piangevo dagli occhi. Cioè, lì mi sono commosso un casino. 30 secondi di l'ultima volta. 30 che mi sono secondi commosso di l'ultima cinema. Volta che si è commosso Fasani al cinema. Vabbè, vi sorprenderò, forse no, mi sono commosso dopo circa 15 minuti di Up. Il cartone animato. Ah, quando? Non vorrei togliere qualcuno a qualcosa. Beh, 15 minuti ma toglielo! All'inizio c'è la storia di un uomo e una donna, cioè, che partono bambini, sì, certo, poi invecchiano, poi alla fine solo. Lui rimane da solo, lei muore e i loro sogni se ne vanno così. Ammetto che lì che mi è venuto e lì cosa il cucciolino. Niente, me ne sono battuto Obelin e ho detto, vabbè, bravi che mi hanno fatto commuovere, vuol dire che ha fatto bene. Ho pensato, io ma che mi commuovo poco. Lo sai che non è vero. No, so che è un cartone animato, ma infatti mi sono scese delle lacrime colorate. Ma erano a 3D le lacrime? Erano 3D, perfetto. Certo. Torniamo alla casa. Torniamo ai provvedimenti presi dal Grande Fratello 10, intanto che noi stiamo qui a cincischiare. Oggi puntata epocale perché Massimo pare che abbia detto una frase blasfema, okay, e quindi si attende un provvedimento esemplare del Grande Fratello 10. Il provvedimento esemplare è arrivato. Massimo, che si è lasciato sfuggire una frase blasfema, è stato scomunicato dal Grande Fratello 10, ma rimane nella casa. In gara. In però gara, c'è questo cartellino giallo, diciamo. Scomunicato, cosa implica la scomunicazione? Niente. Non può più andare in chiesa a fare. Ma non nella chiesa quella vera, nella chiesa del Grande Fratello. È stato scomunicato. E non capisco. Dure reazioni del Codacons, del Moige e dell'ACI. Di poi chi? C'è una dell'ACI. Ah. Dell'automobile club? Tutti hanno, sì, tutti hanno. Ah, protestato. Ma il Racci non c'è più, però. No, il vecchio Racci. E chi è Racci? C'era un Racci una volta, la sigla, però non lo so. Pena accessoria, è stato condannato a bere 7 litri di acqua al giorno. Caspita. Dato che lui da scheda ne beve 8 al giorno. Quindi gli hanno tolto un litro. Veronica e Sara, non si è ancora capito perfettamente se siano lesbiche o meno. Nel dubbio, il Grande Fratello 10 ha preso un provvedimento esemplare. Anche qui? Le ha scomunicate. Anche a loro. Michael, non si è ancora capito chiaramente se sia gay o meno. No. Nel dubbio, il Grande Fratello 10 ha preso un provvedimento esemplare anche nel suo caso. Tipo? Lo ha scomunicato. Ma non per il fatto che sia gay o meno, per il nome. Michael. Proprio scritto Michael. È una roba da incarcerare. Questo sì. Lui e quelli che gli hanno i genitori però andrebbero puniti. Perché... Va bene, vi attendiamo fra poco per altri aggiornamenti sul Grande Fratello 10. Restate con noi. Senti che groove. Allora, per sapere, abbiamo messo Daniel dei Bed for Lashes e poi Daniel di Elton John. Dopo i Pearl Jam arrivano i Jam. A Town Called Malice. Town Called Malice, una città chiamata Malizia. Radio DJ, le 10:18 in diretta il lunedì 25 di gennaio. Mangoni è molto preoccupato questa sera perché ha posto l'asticella ancora più in alto del suo record mondiale. Forse è troppo in alto. Sai, Mangoni, buonasera innanzitutto. Buonasera benvenuto a tutti. Martedì scorso, cioè il giorno dopo, il day after di Cordialmente Agile e Tranquillo o di Cordialmente
A me mi piace il cazzo. Abbiamo fatto sentire agli ascoltatori di DJ Cam Italia una piccola parte della tua versione della canzone di Bonnie Tyler. Eh? Oh, tu non hai idea del successo che ha avuto. Il problema è che adesso fare una cosa a quell'altezza è un po' difficile. È un po' difficile, sì. È un po' difficile. Quindi ci stai un po' barcamenando con l'orchestra dall'altra parte. Eh sì, parte, perché questa è la canzone di James Blunt. To buy my lover. Ah, mica male. È però forte la pronuncia. Il qua. Piano che va da una parte, lui va dall'altra e... È difficile. È un po' difficile. Ti devi lasciare andare, architetto. Esatto. Perché tu sai che anche ha il detto, tempo... mi prendo un po' di pausetta. Bravo. Il tempo di una canzone è comunque opinabile, non c'è un tempo assoluto. Tu devi interpretare se senti libero di viaggiare nella canzone, capisci? La canzone è come un universo dentro la quale tu ti muovi. Ma te le devo dire io queste cose. È come nuotare, l'importante è muoversi in quell'elemento, esatto, lì. Esatto, non puoi pretendere che le onde arrivino tutte perfette. Esatto, l'importante è entrare dentro. Aiutatemi a capire la risposta a questa quasi domanda. Sì. Alberto, ragazzi, mercoledì sarò a vedervi in concerto per la prima volta con i biglietti vinti al premio Fedeltà. Pazzesco. Quindi dove sarà Alberto? Ah, aspetta Udine, che devo telefonare ai miei due omaggi, devo dire di non venire. un attimo. No, non venite perché no, però c'è una cosa saltati. Molto bella, cioè manda scusa una siglina, una sigla, tese velocissime. Cos'è accaduto? Che a Sorresina, cioè l'ultimo concerto del tour, siamo vicino a Cremona perché teatro ascolta piccolo, da lontano, bello, teatro all'italiana, quindi si sentiva bene, però quantità di amici che volevano entrare elevatissima, ci siamo ridotti a telefonare ai vincitori del premio Fedeltà e di stare per a chiedere casa. Se venivano no, o meno perché nel caso non nel caso venuti, che non venissero invitavamo dei nostri amici. Sono venuti? Credo due no, due no, due avremmo no. guadagnato due biglietti. Esatto. Tutti tra due. infatti. C'è un ascoltatore che è un po' triste perché non c'è l'appuntamento di questa sera con la rubrica sulla frutta. È uno sciopero, e sempre che sia solo ONG, che sia uno sciopero. Però ci segnala la sua preferita che è il banale. Banale? Banana e caviale. Ah! Non so se l'hanno fatta già. Ma magari sì. Sembra interessante. Simona, ciao amici, andate via la corrente in tutto il quartiere. Meno male che c'è la radiolina a pile, cioè praticamente silenzio in tutta la zona, ma lei con questo vecchio residuato quasi bellico. Residuati però funzionano, Bravo, non ti tradisce mai. Cari Eli, per osmosi state preparando un simpatico esame di cinese. La soddisfazione più grande del mio studio di questi anni è stata riuscire a capire il significato della barzelletta in cinese che sta alla fine di Heavy Samba. Allora c'è la MG da Venezia, loro mica la sanno. Ma certo che non lo sappiamo. Ti prego, guarda, dicelo, mandaci subito una subito mail per dirci il significato della barzelletta che noi la raccontiamo in diretta anche se è orribile. Vi ascolto soffrendo come una bestia mentre faccio l'elettrostimolatore al quadricipite appassito. Jacopo da Montecatini, mai fatto l'elettrostimolazione? Sì, l'ho fatto. Fastidiosissima. Guarda, è come avere un gremlin che ti pizzica la superficie dei muscoli. Però io ho capito delle cose, no, sono serio, io l'ho fatta per un periodo perché volevo coadiuvare la preparazione atletica e usare anche quelli, e all'inizio mi dava un fastidio bestia, cioè proprio quando partiva l'impulso, soprattutto su certi muscoli, tipo il polpaccio è terribile, è da piangere. Le braccia invece non tanto, le gambe in generale fanno da più fastidio, le chiappe le riuscivo a fare a manetta, no? Ma ho capito, sai che c'è l'intensità si può variare, cioè tu puoi darti la scossina oppure andare... In realtà è meglio quando è super power, cioè è all'inizio che dà fastidio, dopo un po' aumentavo e all'inizio fai fatica, poi ti abitui, tipo l'acqua calda, ma è tutto no? così nella vita, certo, all'inizio fa un po' male, poi ti piace. Infatti mi ricordo anche tu quando mi avevi invitato a bere qualcosa. Ti saluta Paolo, ascoltatore. Ciao, che Paolo. Ti ha voluto imitare e dice: amici, sento voi e guardo Russia-Finlandia di Bandi, ma il vostro sonoro mal si accoppia con l'esultanza dei finlandesi per ogni gol segnato. Si accoppia male in questo caso, ma la domanda in questo caso veramente è: cos'è il bandy? Allora, il bandy, se lo spiega Elione, confesso di non averlo mai sentito prima di 5 minuti fa. Ed sono andato a vedere su YouTube, è un hockey su ghiaccio col campo grande e le porte campo grandi, da calcio. Come se fosse un calcio però hockey ghiaccio. Sai cosa ti dico? Mai sentito prima. Ok, ghiaccio. Satanasso. Sapete come si chiama il fratello di Renzo Piano? Dice un ascoltatore. Rutto Forte. Cordialmente! Don Melanio.
Abracai, Lufuk, Akran, Lufuk, Franco, Punta Luta Mihara, Wanara, 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 fa un po' di tenerezza pensare che Mangoni in questo momento sta soffrendo nell'auditorio qui di fianco, perché lui per provare la canzone peraltro non va in uno studio qualunque ma va nel nostro piccolo auditorio che certo. È molto bello, disegnato tra l'altro da un famoso architetto. Ma da chi? No, Reggio Piano, perché c'è un punto che lì si sente bene. No, da Ruttoforte, suo fratello. Ma Linus, ogni grande artista per fare quello che poi fa deve soffrire, certo. Deve allenarsi per belle apparire, bisogna come soffrire. Come pensi che siamo arrivati noi a fare queste cose? Con sofferenza fortissima, no, sofferenza. E comunque questi erano i Temper Trap con Sweet Disposition. Non ci sono ci sono termini, diciamo, per descrivere la bellezza della musica che viene messa in onda ogni sera da Cordialmente, e al crescere della bellezza cresce la sensazione che la trasmissione si sta trasformando da Cordialmente agile e tranquillo a Cordialmente a me mi piace il cazzo. Infatti siamo entrati sono questi piccoli dettagli che fanno la differenza. Non dovresti neanche dirlo, lasciare che la gente ma sai, c'è tanta gente che l'ascolta per la prima volta. Siamo arrivati in quella zona lì, come si dice, in quella zona in cui trovate rubriche del calibro di Che Storia Channel, ovvero Se te lo sei perso te lo riraccontiamo noi come una eco di sapienza che rimbalza sulle pareti della tua testa vuota e prima di affievolirsi fa risuonare la valle dell'ignoranza che ti circonda. Pomaro, Eh no, sai che com'è? I redattori di Che Storia C'hanno si sono resi conto che va bene ripetere agli ascoltatori perché c'è questo servizio che offriamo noi comunque, certo, all'utenza. Però dall'altra parte emerge sempre di più un piattume culturale, la gente non sa, non gli si Gengis Khan, chi? Cioè, devi spiegargli anche chi è, no? Cioè, che roba che è dura lì, per chi ama la storia. Per te poi che sei sosia di Alberto Angela, figurarsi. Infatti io volevo, lo sai che te lo chiedo da tanto tempo di mettermi in alcuni scenari 3D dove poter, anche se poi non vanno in onda perché è una radio, non poi importa. Poi ricerchi che alle spalle fanno un po' l'effetto 3D, devo questo dire. Mi piace, però mi capisci, mi virano anche l'ambientazione tutto nel mondo dei cervi e della foresta. L'illustre entomologo Oscar Raffone ha scoperto che le farfalle comunicano fra di loro con una specie di linguaggio detto alfabeto uomino. Ad esempio, vacca bel fiore in uomino diventa uo va uo che uo bel uo fiore. Pazzesco. Cioè, che vi rendete conto di questa cosa incredibile? Non alfabeto uomino che è un po' lo specchio del farfallino. Pochi sanno che Ponzio Pilato fu sempre molto attento alla forma fisica, al punto che ordinò la costruzione di palestre dove i centurioni erano costretti a fare allenamento seguendo il metodo Pilates. E sapete quanto è antico Ponzio Pilates? Sì. Lo stravagante inventore Jack Igeonau ha brevettato una presa elettrica multipla a forma di ciabatta di pelle del nonno. Bellissima, l'uovo di Colombo. Sai quante volte avrei voluto averla io, una ciabatta di quella lì, tipo De Fonseca? L'ho trovata bellissima. No, tipo proprio quelle vecchie del nonno, un po' piegate, di pelle marrone, una scura così. Dove ci sono tutti i posti per attaccare le spine? Purtroppo l'idea non ha riscosso molto successo perché dopo qualche ora le spine puzzano di piedi. Pazzesco. Non si capisce come mai. L'oceanologo Pantagruel Beaujolais ha osservato per mesi le foche dell'Antartide e ha scoperto una cosa che ha sconvolto gli scienziati. La foca si lava nel baudet proprio come ci dicevano da piccoli, il baudet. Gli storici sono tutti concordi nell'affermare che Suor Maria Virginia, la famosa monaca di Monza, era una tipa un po' particolare, di quelle che sotto sotto, ma neanche troppo, ci piace il cazzo. Dai! Ma lì non sei così, non è mica la storia lo dice. Il giovanissimo Pier Sambonetti, di 8 anni, è stato votato il bambino più umile del mondo. Questa singolare qualifica deriva dal fatto che nella sua letterina di Natale ha chiesto un solo dono, un nuovo foglio di carta su cui scrivere la prossima letterina. Caspita, pazzesco. Mi viene da piangere quasi, sono un uomo come te nella scena di Up, guarda, non posso andare oltre. E questi sono i Foo Fighters. Bravo, bravo. Learn to fly. Learn to fly.
abbiamo fatto anche Pink Floyd, sì, è un tema che sta a cuore. Si chiama Gomito del bassista, capito? Lo so, Linus. Tu ci devi mettere sopra un po' di olio di gomito. Sì. E va tutto a posto. E l'ho fatto, ma bello pulito. Sì. Però non è guarito. Sul gomito metti l'olio di gomito, è pazzesco. State ascoltando Radio DJ, agile e tranquilla cordialmente, ma anche in un altro modo. È arrivata la traduzione della barzelletta cinese, in effetti è umorismo cinese, che non so neanche se vale la pena di raccontarla, o forse sì. No, leggiamola, dai. A me allora, piace. Per tutti quelli che conoscono questa barzelletta cinese sul disco degli Elio e gli Stanlio Tesi. Degli Olio e gli Stanlio Tesi. C'è un nuovo gruppo molto divertente. Molto stanco, ragazzi. Stupido. Ma perché hai detto queste cose? Allora, Lino, la barzelletta è alla fine di quale canzone? C'è, non so se alla fine o all'inizio Samba? Di Heavy Samba. C'è una canzone, c'è una barzelletta cinese. Noi non avevamo mai. Tipo quelle che mettevamo cordialmente un po' di anni fa. Sì, ne abbiamo solo che non ancora abbiamo pronta. Mai saputo il significato di questa barzelletta, okay. E finalmente ce l'abbiamo. La leggiamo? Sì, leggila. In italiano allora, diceva questo: un padre di famiglia è disperato perché nessuno lo ascolta e non riesce quindi a far valere la sua posizione di maschio dominante. Allora il figlio gli dice: papà, basta che tu pianga e tutto si aggiusta. Fine. Perché? Perché giustamente lui ci dice: notoriamente il pianto di un bimbo monopolizza l'attenzione dei presenti, non ci vuoi, capito? Certo. E quindi lui piange. Se vuoi essere il protagonista, piangi come i bambini. Ma non è più il maschio dominante, no? Chi è? Vai te, vai, vado sempre io. Eccole! Questa l'ho capita anch'io, questa, bella, comunque, questa sì. È abbastanza però basica. Non voglio raccontare agli ascoltatori. Va ora in onda, sigla! Va ora in onda, ammazza che nome nativo, ovvero come avrebbero potuto chiamarsi certi VIP se i genitori avessero avuto il T9 sul telefonino. Insomma, leggi il nome scritto col T9 e indovina a chi corrisponde. Sì. La voce più calda dell'etere. Mi piace molto. Moletta di Pasovale. Secondo voi chi sarebbe stato Scalo Ribasso? Se non Pablo Picasso. Bello. Scalo Ribasso. Bello. Con il T9 si chiama Casable O'Cobb, ma il suo vero nome è Barack Obama. Guarda! Lo senza averlo letto lo volevo dire. Ti do il tempo di rispondere. Vai. Chi è Pollini Runner? È un gruppo. Pollini Runner è lungo, cosa può essere? Rolling Stones. Ripeto, certo. Il meccanismo è il T9, gli stessi T9. Tasti con una combinazione differente. Nick Lager, Mick Jagger, Leguy Richards, Keith Richards. Song Zong, Ron Wood. È molto bello uno Ibms, che è Tom Hanks, non male. Glazy Blasi, Hilary Blasi. Orama Cholado Osama Bin Laden. Gli Smog, vi piacciono gli Smog? Gli Smog chi potrebbero essere? Gli Smog, aspetta! Gli smog. Potrebbero essere i Blur. No, sono i Pooh. No, i Pooh, che scemo, può essere la biffa. Roger Deferer, evidentemente Roger Federer. Nord, invece, con le sue tavole è. Nord? Sì. Le tavole di Nord? O le tavole di. Le tavole di. Dai! La O c'è sempre, la N diventa una M e lui è Mosè. Mosè. Anno Bono, Vie Edif di Edge, George Blumetz che è George Clooney, Naminog che è Mangoni, Alex Faroleg, Alex certo. Farolfi che è Linus, pensa che roba strana. Alex Faroleg è Linus. Rocky Williams, Robbie Williams, Lord Motrinin, José Mourinho, Cheyonad, Beyoncé, Biagio Antonabbi, Biagio Antonacci, Puro, Pupo, Fin, Dio, Cuffia, Buddha, gli Smog ci sono ancora, i Pu sono tornati, un lapis. Ieri sera mi è arrivato un sms di un mio amico: sei allo stango? Vedi? E tu dove eri?
allo stango. A casa. Pensavo fosse allo stango. Era troppo stango. Era un po' stango. Guarda che ci ha messo. Avete ascoltato prima Learning to Fly nella versione dei Foo Fighters? Questa è la stessa canzone, non è vero? Ha lo stesso titolo, Learning to Fly, la versione dei Pink Floyd. Imparando a volare con i Pink Floyd, Learning to Fly, un saluto anche a Elisabetta, ascoltatrice che ci ha scritto: caspita, ero a correre e grazie a voi ho fatto un ottimo tempo anche sotto la pioggia. Strano pensare di avere Linus e gli Elio a correre di fianco a me. Forse la pioggia mi ha un po' anacquato il cervello. Comunque guarda, è stato Linus, bellissimo. Grazie cari Elio e Linus. Beh, Elisabetta, guarda che c'è un piccolo errore. Linus non correva di fianco, correva leggermente dietro. Stai attento. Forse per quello che andava forte. Visto che sapere che ha corso sotto la pioggia, quindi ha finito tutta bagnata, è una sensazione per merito nostro. Fantastico. Mangoni, eccomi qua. Quale canzone ci canti questa sera? Goodbye My Lover di James Blunt. Conoscevi il pezzo prima? Un po' di vista, si dice in questi casi. Di vista. È una delle prove più difficili, giusto? È una delle prove più difficili. Sappi che il mio pubblico della mattina di domani sta aspettando e facendo la preghiera prima di andare a dormire affinché io li possa accontentare con un'altra tua piccola delizia. Cerchiamo. Vai. Avrai il meglio il tuo pubblico. Sentiamo, dai. Fallo per loro, signor Leonardo. Pensa che c'è tanta gente a letto che vuole addormentarsi adesso, è lì sul punto e aspetta solo te. This is the point you of let you down. Should be feeling guilty, or is it just a frown? 'Cause I saw you, and before again, I saw you had blinded, and I know I have won. So you look what's mine, the eternal light, took your soul into the night. He might be over, but I won't stop there. I have for you in your holy care. You touch my head, you touch my soul. Oof. You change my life and all my goal. I love is blind and everywhere. My head is blind you. I kiss your lips, I have your head. Share your dream and share your bed. I know you well, I know you smell. I beat it up to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one for me. Mi sembra che gliel'hai cantate proprio, eh? Gliel'hai cantate quattro. Mettiamoci i grandi panni di qualcuno che si sta per addormentare dopo una giornata di duro lavoro. Io penso che con queste note, beh, bellissimo perché sensi. Come al solito portano con sé tutte le emozioni, no? Sì. Cioè non è che tu arrivi, finisce il pezzo e dici mi sono commosso. No, mi sono commosso, mi sono arrabbiato, mi sono divertito, certo. Ho goduto, è tutto un coacervo di qualsiasi cosa. Sai quando si dice di una canzone che non finisce di piacerti perché è bella, ma in questa versione ti piace ancora di più? Sì, perché arrivi a tutti i livelli. Bravo Mangoni. Tocca tutte le cose. Ancora una canzone e poi ci salutiamo, dai. In December drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. E via con la sigla. Buonanotte, buonanotte, Lino. Notte, buonanotte, questa notte è per te. Notte, buonanotte, buonanotte, Lino. Grazie. Buonanotte, questa notte è. Ah, ce la siamo cavata bene. Che alla emozione, fine, Linus, sentire Buonanotte Lino che parte subito dopo la fine di una canzone. Senza che noi possiamo dire ma né crepa né scioppa, come si usa a dire. Qui si a senti nord, un po' castrato, come dire. Sì, è un po' anche con grande amarezza che io do la buonanotte a tutti, ma principalmente a mia nonna, che usa questa trasmissione con l'unico scopo di addormentarsi.
quindi spero che sia ancora sveglia, anche se sarà un po' dura dopo la splendida prestazione ancora una volta di Mangoni, certo, e penso l'abbia addormentata. Senti, insomma, quando tua nonna sente il nome di questa trasmissione, in particolare quella dalle 21:30 alle 23, non ci fa caso, non no? Si fa nessun, non si fa scrupolo, si è abbastanza abituata, è una donna molto aperta. Bene, bene, un po' che non la vedo, tra l'altro avrei anche degli aneddoti da raccontare, non posso raccontarli qui in pubblico, diciamo, ma è una donna molto a posto, sì sì, una super nonna. Ciao nonna! Beh, sei fortunata per la nonna, cavolo. Bel corpo, ti invidio molto. Sì, sì. Devo dire che lunedì scorso, quando ho finito la trasmissione, non ho dormito tutta la notte pensando a voi al giorno dopo e alla vostra gita ad Ascoli. Volevo solo sapere com'è andata. Guarda, perché te lo racconto la prossima settimana. Perché è meraviglioso, lunedì scorso quando abbiamo finito, io vi guardavo dal di fuori e per un attimo ho realizzato una cosa. Che il leader vero del gruppo è Mangoni. Sì, certo. Vi ha messo tutti in riga lunedì scorso, coordinando le macchine con le quali spostarvi. Linus. Ce l'hai fatta poi Mangoni? Sì, sì, siamo andati tutto bene. Linus, ma noi quest'anno stiamo impostando. No, stai a prendere alle 2:30 e invece vai in macchina con stiamo quell'altro. Stiamo impostando il concerto proprio su questa base, cioè sulla base di Mangoni leader del gruppo e non Mangoni emanazione degli Elio e le quindi potrebbe diventare Mangoni e le storie tese in un prossimo no, resta futuro, Elio e le storie tese, ma abbiamo fatto outing, cioè siamo come quelli con moglie e figli che si rendono conto di essere bravo gay. Probabilmente, ma questo non è certo, ma è molto probabile, la cosa potrebbe nel tempo virare in architetto Mangoni e delle storie tese come Bob Marley and the Wailers, esatto, certo. Sì, così, no? Oppure anche come Renzo Piano e i suoi auditorium, esatto, fatti col culo. Va bene, ci rivediamo e ci risentiamo lunedì prossimo alla stessa ora, 21:30 la DJ. Ora c'è Carlo Lucarelli con Di Giallo. No, ma veramente? Caspita, ma io mi fermo, non posso seguirla in diretta. Ma certo che puoi stare di fianco facciamo a lui, anzi, fantastico. Saluto in braccio. Grazie. Buonanotte, ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao,